Buonasera a tutti, bentrovati. Insomma, è arrivata questa mail da parte di Valerio e dei suoi amici. Insomma, conoscevo ovviamente l'attività del Cinema America da un po' di tempo, ma non era capitato mai di incontrarci. Essere qui significa essere dalla vostra parte, essere dalla parte di chi preferisce i cinema ai centri commerciali o insomma ai parcheggi o agli appartamenti, perché di queste cose ce ne stanno già fin troppe, e invece la dimostrazione che ogni volta che si parla di cultura, che c'è un incontro dove ci sono persone che parlano e rappresentazioni, che siano teatrali o cinematografiche, c'è sempre un'ottima risposta da parte della gente che ama, a dispetto delle possibilità di vedersi ognuno il suo film nel suo piccolo cellulare o grande che sia in casa propria, e questo credo che poi soprattutto nelle stagioni belle, insomma, come l'estate qui a Roma, sia ancora più vero. È ovviamente un discorso più generale che vale per tutto l'anno, non soltanto per le arene estive, per la programmazione estiva, che mi diceva Valerio è stata invece anche questa, ha subito subito un trattamento di favore, venendo decurtati poi tanti fondi per la programmazione delle arene estive. E quindi simbolicamente è importante questo posto, è importante essere qui questa sera, è importante che ci siate voi, che ci siamo noi che magari cinema lo facciamo. E oltre a dirvi grazie, continuate così voi, ma anche voi e anche insomma, gli esercizi commerciali di questa zona, che hanno dimostrato appunto di capire l'importanza del trovarsi intorno a un evento culturale, che poi ci sono vantaggi a cascata un po' per tutti, ma comunque il concetto stesso, ecco, della cultura, che poi per me significa semplicemente avere uno strumento in più per capire chi è l'altro, chi abbiamo di fronte, un modo per riflettere una volta di più, invece che considerare l'altro un estraneo, ma uno che insomma, una persona come noi, e questo riguarda ovviamente tanti temi che sono sulle prime pagine dei giornali di questi giorni. Insomma, cultura significa qualcosa che ci passa attraverso il sangue, attraverso l'anima, e ci fa guardare il mondo in un altro modo, e questo ha un valore, a dispetto di quello che dicono tanti, che non ha valore economico, ha un valore sociale insostituibile. Grazie a tutti, buona visione.